Ma buonasera! Live lunedì 10 giugno, ISA, Italian Solana Alliance, roundtable numero 4, rispettivamente con noi la community di Non Fungible Italia, The Crypto Game and 2040 Podcast. Applausi, applausi, applausi. E noi rappresentiamo in Italia effettivamente i punti di riferimento per tutto l'ecosistema di Solana, non solo perché ci mettiamo a seguire con approfondimento quello che accade nell'ecosistema, ma perché ci operiamo quasi nel quotidiano. Oggi come titolo abbiamo voluto aggiungere quello di meme mania e altcoin season, per cui io direi di partire con Pietro e da parte tua ti chiederemo in tal senso un commento sui cambiamenti rispetto al precedente ciclo, perché ormai sono straevidenti tra questa, chiamiamola, fase interlocutoria di possibile seconda espansione dopo la prima che abbiamo avuto a inizio anno, i primi tre mesi dell'anno, e adesso tutto sta girando, sembra, attorno a pochi ecosistemi, il primo dei quali è proprio Solana. Pietro. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Buonasera, buonasera. E finalmente questo è il mio campo, quindi quando si parla di belinate posso dire la mia. E sì. Sì, conferma qua, okay. Pelato numero uno. E diciamo che il mondo meme coin in questo momento rispetto al ciclo precedente ha un aspetto totalmente diverso e totalmente imprevedibile e super interessante sicuramente da seguire, e diciamo che segue alcune regole in qualche modo, nel senso che sta preparando il terzo ciclo in qualche modo, perché c'è stato il primo ciclo che è partito all'incirca verso dicembre, il secondo ciclo che era intorno a febbraio, adesso c'è calma piatta, ora sicuramente ci sono cose assurde che fanno numeri importanti, però diciamo i numeri interessanti secondo me potrebbero arrivare nella terza pompata, quella importante che va a risvegliare cose che sono, diciamo, un po' latenti. Io personalmente ho esposizioni in alcune cose che in questo momento potenzialmente promettono bene, ma diciamo non stanno dando troppi segni di vita. C'è molta speranza, le community sono molto attive e soprattutto secondo me siamo in una fase in cui ci dovremmo chiedere, ma le meme coin, quelle che hanno fatto la differenza nei cicli precedenti, quindi Dogecoin, Shiba Inu, troveranno un momentum loro? Perché comunque sì, va bene, si muovono, fanno percentuali discrete, però rispetto a quello che fa parte dell'ecosistema Solana sono piccole percentuali. Diciamo che in qualche modo c'è molta aspettativa per quanto riguarda Bonk, WIF e tutte le categorie che fanno parte dell'ecosistema Sol, mentre calma piatta per quanto riguarda quelle capitalizzate grosse. Infatti sarebbe interessante andare a analizzare questi volumi qua che sono bloccati, inchiodati su Shiba Inu, perché Shiba Inu ha una capitalizzazione di mercato ancora esagerata, però nonostante questo non è che sia, insomma, nell'occhio del ciclone, e sarebbe divertente vedere nel momento in cui questi wallet che detengono queste coin qua ormai obsolete cosa decideranno di fare nel momento in cui ci sarà una sorta di ricambio generazionale, che probabilmente o arriva il ricambio generazionale o Dogecoin e Shiba Inu andranno a fare i nuovi massimi. E comunque parliamo di numeri che ad oggi, cioè in questo momento qua, sono assurdi, perché Shiba Inu, se non ricordo male, ha fatto 40 billion di market cap alla TH e adesso si trova a 10 billion, quindi forse anche qualcosina di meno, quindi è un 4x di Shiba Inu, cioè sono numeri veramente importanti. E a parte questo c'è tutto quello che riguarda l'ecosistema Bitcoin, che è ancora in una fase estremamente rudimentale, che deve dire la sua. Ci sono grosse monete con community importanti che, seguendo la narrativa di vado in leva su Bitcoin comprando le meme coin su Bitcoin,
ottengo, diciamo, risultati molto importanti. Quindi ora Dogecoin sì, era correlata a Bitcoin perché la meme coin di riferimento, tra virgolette, di Bitcoin, perché era una delle prime, eccetera, eccetera. Però adesso, cioè, le meme coin sono all'interno di Bitcoin, quindi, cioè, potrebbe essere, almeno l'idea potrebbe essere che alcune di queste meme coin su Bitcoin potrebbero, diciamo, essere importanti giocatori del prossimo ciclo, quando arrivano i volumi quelli grassi. Guarda, bellissima l'intro che hai fatto. Adesso direi di passare a Sam e David. E vi faccio questa, chiamata richiamando una esternazione che ha fatto un mio collega trader professionista la settimana scorsa su Bitcoin. Ha detto, ha fatto la seguente: Bitcoin ormai ha un prezzo che non fa più sognare. Cioè, trasmette tantissimo, a un prezzo che non ti fa più sognare, lo compri a 70 e facciamo che vada veramente a 100, e cosa hai fatto? Cosa ne dite invece voi sul momento di mercato? In particolar modo oggi c'è stata una notizia che per l'ecosistema di Solana dovrebbe esserci, dovremmo vederne i risultati probabilmente a breve, perché lo si sapeva, insomma, era nell'aria. Adesso BlackRock e gli altri giganti si stanno organizzando per chiedere l'approvazione di un ETF su Solana. Per chi non lo sapesse, in Europa il secondo prodotto di risparmio per il mondo cripto dopo Bitcoin è proprio l'ETP di Solana. 21 shares. 21 condivisioni. No, comunque, assolutamente, grazie Wedro per l'intro, perché poi le meme sono il tuo campo, come giustamente fatto notare. Sì, perché... però non dargli del coglione così. Vabbè, però era in maniera velata per dirgli che è un bellinone. Comunque, dicevamo, sì, è un momento di mercato peculiare, io mi sentirei dire, perché come... Mi trovo d'accordo, e credo che anche Davide si trovi d'accordo, nel fatto che il prezzo di BTC non è più qualcosa che va a mettere, diciamo, benzina sul fuoco di chi è un po' più speculatore e di chi vuole fare quel 10, quel 20, quel 30x in un singolo ciclo di mercato. Psychological crisis. Psychological crisis. Dall'altro c'è anche da notare come il movimento del cash flow interno del settore in questo momento di comunque dubbio, di trend leggermente appunto che verte tanto anche secondo me sulle prossime notizie macro. Da un lato abbiamo il prossimo meeting della Fed il 12 giugno in cui non solo si parlerà dei tassi di interesse odierni, in cui c'è poco dubbio nel fatto che rimarranno pressoché gli stessi, ma soprattutto le notizie legate ai prossimi mesi dei tassi di interesse, perché se da un lato ci sono le elezioni, dall'altro c'è anche un leggero rischio di inflazione un po' che aderirà al mercato, che potrebbe costringere la Fed a fare quelle cose che poi portano i prezzi a andare un pelo in giù. Quindi in questo momento abbastanza dubbioso, io personalmente ho notato un cash flow interno al settore che sta cercando in tutti i modi di tenere BTC ancorato attorno ai 69-70k, a questi livelli fondamentali, per credere in una seconda leg up forte a breve, quindi già magari nel periodo estivo, che io personalmente non mi aspetto, credo che anche te sarai d'accordo. E mamma mia, questa mi piace di Christian nei commenti. E quindi se all'interno del settore noto forse un vertere dei capitali verso BTC in questo momento, per anche potenzialmente credere in questo dogma che se BTC pompa, allora anche il resto della carretta tira, e dall'altro lato è vero che le maggiori opportunità ormai è innegabile, proprio a livello di volatilità e di speculazione nel breve, si siano spostate su altri asset che sono altrettanto affidabili a livello di prodotto e molto più potenziali a livello di volatilità. Abbiamo Solana che del resto non ha ancora neanche i perpetual, nel senso è in uno stato perps, non ha ancora raggiunto una maturità istituzionale come asset, che da un lato, come ne parlavamo con Eugenio nel dietro le quinte in un momento, lo rende meno manipolabile, e dall'altro lo rende, ha davvero tanto campo speculativo ancora da percorrere, oltre al campo strettamente tecnologico. Quindi non so te come la vedi, Egregio. Sì, grazie per questo titolo. Gentiluomo. Lei è proprio un principe. Niente,
mi voglio collegare a quello che hai detto riguardo ai perps, perché a livello di perpetual, sì, istituzionalmente magari non siamo ancora lì. A livello invece di perp dexes all'interno in Solana, io trovo che sia una delle chain migliori in assoluto sul quale operare, vista la facilità che hai nel trovare liquidità, la facilità che hai nell'effettuare gli scambi, letteralmente. Dopo, cioè, più in là, sentiamoci. Dobbiamo fare la V2 di Only One. Sì, in cui ci sono anche gli uomini. Sì, finalmente gli uomini. A parte questo, allora c'è un tema che mi prende particolarmente, specialmente in ambito Solana, che comunque appunto mi titilla proprio la fantasia. Sì, sì. E voglio sentire anche le vostre tesi a riguardo. Ovvero, siamo tutti piuttosto familiari con il classico grafico che fa vedere la strada che deve fare il mercato per arrivare dalla Bitcoin season all'alt season, no? Classicone, quello dove c'è prima Bitcoin, poi in realtà prima ci sono le stable, però comunque prima un grosso afflusso nelle stable, poi Bitcoin, poi le major alts, classicone, no? Poi si arriva piano piano alle play tutte più degen, quindi le micro cap, le sub 1 million cap e via dicendo, no? Adesso, da un paio d'annetti a questa parte, tutto questo classico flusso di capitali è stato completamente sballato, sì, da principalmente le meme coin, di cui Solana in questo momento è un po' la regina indiscussa. Perché? Perché è facile deployarle, perché è facile incontrare i bisogni della gente che comunque è presente a livello di capitali su Solana. Ora c'è pure PumpFan. Ora c'è pure PumpFan. Per cui appunto le meme coin come narrativa hanno trovato terreno fertile su Solana. Solana comunque, grazie anche a queste, macina fees su fees ogni giorno. E per cui di conseguenza appunto Solana si sta un po' autoetichettando, si sta prendendo quella corona come da regina delle meme coin, e sotto un certo punto di vista va anche bene. Detto questo, appunto, questo forte interesse va molto bene anche per la TVL di Solana, che comunque ha dato anche questo forte interesse per le meme coin. Abbiamo visto che questo classico andamento di capitali, quindi stablecoin, bitcoin, major alts e via dicendo a scendere, è stato completamente sballato a favore di una logica. Io ci avevo fatto una memata sul profilo di 2140 che va nella seguente maniera. Quindi abbiamo Bitcoin, poi salgono meme coin e Solana, poi sale di nuovo Bitcoin, poi Ethereum, boh, forse, non è vero, meme coin e Solana, poi raggone di gruppo a caso perché non fa mai male, ogni tanto qualcosa che esplode c'è sempre. Non potete, questo ha contro i Solana bear, non potete manco più cagarci il cazzo, no, dicendo Solana poi si ferma perché non si è più fermata. Ormai sono ridicoli. C'è ancora gente che ogni tanto. Ma io lo vedo. Io lo vedo, sì, però si ferma. Ma dove vivi? Ma se mi fermo io a tirarti un ceffone, cosa fai? E poi c'è di nuovo Bitcoin dopo raggone, perché sai, c'è la paura, e quindi si ritorna un po' sugli asset. Sì. E poi c'è che ingabbiano qualcuno, quest'anno è successo, CZ, grandissimo. Grande. E poi meme coin sul Cristiano che è stato ingabbiato, sì, l'abbiamo visto. E poi forse l'alt season, finalmente. Vediamo se arriva. Infatti. Voi come la vedete? Aspetta. Devo concludere un attimo la tesi. Per cui non abbiamo più visto quel classico flusso da Bitcoin verso le major alts, per dire, e poi dalle major alts alle alt minori, sì, ma abbiamo visto un flusso di capitali completamente quasi caotico, ribaltato, che rimbalza da Bitcoin alle meme coin, dalle meme coin a Bitcoin, e prende ogni tanto qualche major alt, però fortemente in narrativa. Sì. Quindi abbiamo visto BitTensor, abbiamo visto Solana, ovviamente, perché appunto è molto legata al mondo meme, e quindi attenzione anche per il futuro. Secondo me, mio onestissimo parere, not financial advice, Solana può essere una di quelle chain che sale per tre narrative principali, ovvero meme, layer one alternativo e anche AI, e via dicendo, perché si stanno sviluppando tante cose a livello di AI su Solana. Sì. Quindi qua il discorso non è più attenzione, seguo la narrativa della movimentazione dei capitali e mi muovo di conseguenza a livello di portafoglio personale, ma dovrebbe essere quasi più una questione di ok,
vado a seguire quella che è la folle corsa di capitali verso le maggiori opportunità e mi posiziono di conseguenza lasciando da parte ormai il modello che è stato perpetrato per anni e anni e anni, che però risulta ormai vetusto e fuori logica rispetto a quella che è la natura attuale del mercato. Per cui in questi ultimi anni abbiamo visto un grandissimo switch del mercato a favore di una maggiore libertà di circolazione dei capitali, che esula dal classico Bitcoin, altcoin e via dicendo. Però voglio sentire anche la vostra su questo. Bellissima il tuo intervento, Davide, perché ha proprio trasmesso questa differenza quasi sostanziale rispetto ai precedenti 4 anni. Tu, Gaetano, invece, da anche la tua esperienza professionale. Intanto oggi è il quarto evento che facciamo qua dentro ed era doveroso fare vedere queste immagini. No, nulla. Allora, io dico, intanto guardare il prezzo attualmente, perché molti mi hanno detto ma il prezzo di Sol sta crollando, sta succedendo un macello. Io ho detto, ma intanto non guardare il time frame a 5 minuti, guarda il time frame di un anno e capisci un pochettino la differenza. Dopodiché oggi, casualità dell'evento, diciamo, è stato rilasciato un minor update, che è la versione 1.18.15, giusto per fare capire che comunque Solana non è che si ferma e si basa sul prezzo, ma continua a macinare, come si dice, aggiornamenti, che copre dei bug fix importanti praticamente, quindi va a fissare dei bug importanti, aggiunge praticamente dei certificati alla Docker per i validatori, cioè copre una serie di cose che permette comunque di andare a migliorare quelle che sono le prestazioni della network e rendere, aumentare quella che è la stabilità della rete, della parte progettuale. Quindi questo ti fa capire che comunque ci stiamo portando a un livello sempre più di robustezza della network. Quindi la cosa del dire ma Solana si ferma, Solana si blocca, Solana ha problemi, ogni giorno che passa dalla parte c'è un'ingegneria che ci va a lavorare e va a incrementare quelli che sono gli aspetti di scalabilità, sicurezza, ottimizzazione, disaster recovery, aumenta l'aspetto basato sulla business continuity, quindi la continuità di tutta quanta l'aspetto dei servizi, quindi abbiamo delle ottimizzazioni. Da quando ci siamo lasciati, dall'ultimo evento, ci sono state una serie di notizie veramente importanti. C'è il discorso di PayPal, ad esempio, e se PayPal, che è un gigante, lo sappiamo, va a scegliere come soluzione quella di Solana, è perché ti fa capire che effettivamente ci sono c'è un trade-off dove va a scegliere il trade-off che punta più la bilancia verso magari soluzioni di scalabilità e velocità, perché gli utenti che poi andranno a utilizzare, quindi quella che poi alla fine è la cosiddetta mass adoption che andiamo a ricercare, sostanzialmente punta alla velocità. Io non voglio stare 20 minuti, 10 minuti ad aspettare che mi va a fillare una transazione. Io non voglio aspettare 10 minuti con il rischio che la transazione magari non venga eseguita, o ancora peggio, non voglio andare a spendere per una micro transazione di $100, andare a spendere 20, 50, $200. Io non voglio passare su soluzioni layer 2 per andare a trovare questi vantaggi. Quindi quando parliamo di layer 1 alternative, secondo me, io voglio usare, no? Secondo me è sbagliato, perché in realtà non è un'alternativa ai layer 1, è una soluzione ai layer 1. Cioè per me è il layer 1. Poi, se vogliamo parlare di layer 2, allora ci spostiamo su altre soluzioni che non hanno trovato scalabilità nei layer 1 e allora puntano su layer 2. Allora va bene, allora parliamo di Ethereum, parliamo di via dicendo. Ma sostanzialmente, se parliamo di layer 1, io il primo che vado ad occhiare è sicuramente indubbiamente Solana. Ed è oggettività dei fatti, poi. Lo dicono proprio le caratteristiche della network. Altre soluzioni, chi c'è dentro, e io ho sempre detto questo, vai a guardare dove si muove il vento, ma ancora di più dove si muovono gli sviluppatori. Ecco, il fatto che ancora stanno continuando a macinare soluzioni e app importanti, vedi ad esempio praticamente la creazione di Fuse Wallet, ad esempio, che non so se l'avete provato, che è stato rilasciato da poco,
che è un nuovo, il primo cosiddetto primo, poi ce ne sono stati in realtà altri, il primo smart wallet ad esempio su Solana, che è una soluzione veramente a mio avviso valida e veramente user friendly, soprattutto perché va a integrare appunto delle soluzioni di intelligenza artificiale. Un altro che è stato rilasciato da poco è Squad, che è stato rilasciato, che ha acquisito 10 milioni praticamente nel lancio della soluzione, Squad Protocol ad esempio. Solamente negli ultimi 7 giorni sono stati creati più di 112.000 nuovi token, tra cui un token che io ho regalato a 2140 Podcast. Gli ho creati il loro token su Solana e gliel'ho voluto regalare. Perché? Perché il costo sicuramente è un costo basso, ma è piacevole creare token su Solana. Fai a fare la stessa cosa su Ethereum, avrei speso $80 e quindi gli avrei chiesto praticamente almeno di un risarcimento della creazione. Tra l'altro, Gaetano, ci sono anche delle suite, chiamiamole così, dei tool in cui ti danno proprio le chiavi in mano. Vuoi crearti la liquidity pool per il token che vai a lanciare in modo tale che si possa comprare, vendere e così via, con una user experience che al momento è imbattibile. Sì, c'è più. Cosa volevate dire, ragazzi? No, volevo dire che il ticker che Gaetano ha disegnato al nostro token è piedi. No, quindi, il tag. Quindi diciamo, cioè, notevole questo. Però sì, assolutamente assurdo che lui da un momento all'altro ha detto ho un regalo per voi. No, infatti io ha mintato un token. Mi scrive e fa dammi un address Solana. Ha detto oh wow, sono diventati ricchi. Esatto. No, mi aspettavo o tipo Solana così a breve, perché sai, tipo recover del wallet del 2013. Sì, esatto. Dove Solana non c'era, però c'era dentro cose. E ti ricordi per quel favore che ti abbiamo fatto quella sera, incredibile. Sì. O quello o un NFT dei piedi, è letteralmente quello che ho detto a Sam, e non ci sono andato troppo lontano. No. Per cui molto bene, mi fa piacere vedere. Se fossimo all'Italiana Ethereum Alliance, ci avrei detto ho una sorpresa per voi, 5 mesi dopo ho mintato un token. Sto preparando il minting, ci sono dei bug. Bella, visto che avete chiamato in ballo gli NFT, a questo punto facciamo una chiamata. Pietro, ritorniamo da te. L'ho guardato ieri. Cosa sta succedendo qui? Le collezioni, quelle più prestigiose o più in vista, stanno andando a bagno. Che invece mantiene bene il prezzo, stanno lentamente scendendo anche in maniera consistente, un po' come se non ci fosse più interesse al mondo NFT, ma proprio in senso globale, quindi qualsiasi cosa che riguarda l'NFT tipo moda e così via. Qual è il tuo pensiero e se innanzitutto lo ritieni un momento di allerta, pericolo, warning? Ma allora, io come continuo a dire un po' tutti quelli che mi chiedono anche su Torino DAO, cioè comprare NFT adesso è proprio sbagliato, soprattutto sul mercato secondario. Qualche opportunità c'è su, diciamo, mint and flip, e soprattutto nel prossimo periodo in realtà so che arriva un po' di cose interessanti e si sonderà un po' il terreno, nel senso che inizierà ad arrivare qualche free mint, qualche cosa a costo molto basso, per cercare di far ripartire la macchina e tutto l'ecosistema Solana che sta traendo profitti da Memecoin e tutto quello che arriva, diciamo, giornalmente, ha nostalgia di come andavano le cose quando c'erano gli NFT. E quando quindi, c'erano loro, c'era... i treni arrivavano in orario. Esatto. Era molto più divertente, era un ecosistema anche più... non lo so, genuino in qualche modo, c'era più senso di community secondo me, ed era una cosa molto più familiare all'ambiente Solana classico. E quindi, diciamo, secondo me nei prossimi mesi potremo iniziare a ricominciare a vedere qualcosa che però non sappiamo se sarà sostenibile, perché già sono stati fatti alcuni tentativi durante gli ultimi 6 mesi, c'è stato qualche pump importante di qualche progettino nato dal nulla che poi sono inevitabilmente andati a zero perché non c'è stato follow up di interesse. Però da tenere d'occhio, nel senso, se vi capita di prendere qualche whitelist di qualcosa, prendetela, perché i mint alcuni sono veramente buoni. Tra l'altro ce n'è giusto uno che sto tenendo d'occhio da quando è uscito qualche settimana fa, che si chiama Mutant Toads,
Hanno fatto, hanno un trailer, cioè hanno leakato un trailer dove cioè, sono coinvolte le Mutant Ape, Yuga Labs, e sembrerebbe esserci una correlazione tra Yuga Labs e questo progetto qua, che sarà un free mint 5555. Sono veramente fighi, 3D art, sono veramente, danno delle ottime vibe, fa venire in mente che, cioè, fa presagire che potrebbero essere un buon deal. E guarda, qui ti faccio una domanda tecnica che può interessare chi appunto è fortemente legato al mondo e le opportunità in ambiente NFT. E ha ancora tanto senso guardare il volume di una collezione? Cioè, sono nate quelle storiche con 10.000 pezzi, oggi andare sul mercato con 10.000 pezzi di una cosa nuova forse un po' rischioso, pura fantasia, quindi devi fare un resize, ridimensionarti e puntare veramente su un'utilità che non riscontri e non trovi negli altri. Che cosa ne dici tu su questo? Rifai la domanda, per favore, non ho capito. Sì. I pezzi di una collezione, sì. Diventa un elemento discriminatorio per te se o sono troppo pochi o sono troppo tanti? È sempre stato così, cioè ci sono, di solito ci sono fasi alterne negli NFT, nel senso ci sono dei momenti in cui ci sono pochi volumi effettivamente, in cui le collezioni con supply bassa valgono perché sono poche, ci sono poche persone, aumentano il prezzo, quindi diciamo scongiura l'ingresso di chi ha poco capitale, e quindi poi di conseguenza vengono mintate poi collezioni più grosse, perché a quel punto è arrivato il volume, c'è interesse, quindi diciamo sono puoi legalizzare, diciamo, lanci più importanti. Però in generale le collezioni grosse, quelle da 10.000 pezzi, da 7.000 in su, 5.000 to, da 5.000 in su, tendono a generare più volume, perché il prezzo tende a salire più lentamente, proprio perché sono tanti pezzi, quindi c'è, diciamo, c'è più gente che deve comprare. Infatti diciamo che anche su Bitcoin, nel senso su Ordinals, i progetti più validi sono quelli con una supply più elevata, nel senso su intorno ai 10.000 pezzi, sono quelli poi per assurdo, nonostante ci siano, tra virgolette, poche persone ancora nell'ecosistema Ordinals rispetto all'expected, quella 10.000 pezzi comunque sono quelle che hanno raggiunto anche floor price di 0,4 Bitcoin, 10.000 pezzi, quindi sono sordi. Molto interessante. Davide e Sam, ritorniamo a voi. Dici tutto. Se state seguendo anche i commenti nel mondo crypto community internazionale, di fuori dell'Italia, sempre, hanno iniziato a girare delle ipotesi che fra 6 mesi la giostra si ferma, quindi grosso modo, 6 mesi, scusate, prima di 6 mesi, circa 4, fine di ottobre, inizio di novembre, in buona sostanza, in concomitanza con le elezioni presidenziali che dovrebbero dare via a un cambio di passo, quindi adesso il mercato è stampellato e lo continueranno a mantenere stampellato fino a chi vincerà, e poi da lì 1-0, palla al centro, vediamo come finisce la partita. E se così fosse, considerando che questi dannati ETF hanno cambiato la genetica del mercato, cambiato la ciclicità, cambiato le aspettative, e sono partiti che cosa? Da giugno a luglio dello scorso anno, quindi siamo già a 12 mesi di inizio ciclo, ipotizzando quella data che ha anticipato anche l'effetto dell'halving, ci aggiungiamo altri 6 mesi, circa 4, 5, 6 mesi, e andiamo in scia con i famosi 18 mesi di attesa di un fine ciclo, quindi l'allerta, il warning, i messaggi che si sta lanciando è quella: godetevi questa fase interlocutoria che potrebbe appunto portare a nuovi massimi assoluti per quella fase epocale, dopo organizzarsi, portare a casa la pagnotta e valutare tutto un altro tipo di operatività. Che cosa innanzitutto ne pensate su questi? Alcuni sono piuttosto noti, adesso non li citiamo, ma sono
sono straseguiti come analisti a livello mondiale, proprio parlano di questo tipo di ipotesi dovuta a alla cambiamento strutturale di tutto il mercato a seguito della sì, allora abbiamo visto indubbiamente un mercato cripto che ha cominciato a pompare già molto prima dell'halving, quando in realtà l'halving negli scorsi cicli di mercato è stato un po' quel gong che ha stabilito l'inizio. Il gong. Ho dovuto fare la memata del gong perché c'è una campana che suona fuori. C'è San Martino qua fuori che continua. E niente, comunque è stato un po' il calcio d'inizio che ha dato inizio alla bull run effettiva. E in questo caso, appunto, mentre che stavi parlando, ho detto, vabbè, andiamo a tirare fuori dei dati alla mano. E stavo guardando che possiamo in realtà definire l'inizio della bull run a praticamente metà ottobre del 2023, alla fine, quando Bitcoin si è portato per la prima volta intorno ai 30k. All'inizio. Bei tempi. Ah, tu lo dici, da ottobre dello scorso anno, dici, da lì è partito? Lì c'è l'inizio. Per me sì, col pre-hype dell'ETF su Bitcoin, quando le cose effettivamente hanno cominciato a smuoversi davvero, perché sennò prima è stata semplicemente una sideways action che è andata avanti per tanto tanto tempo, con un po' di breakout, un po' di cose, però molto timidi anche a livello di volumi. Poi non so se hai opinioni diverse a riguardo. No, c'è qualche settimana, un mese prima, ma non è che cambia. Ok, ok. Per cui, seguendo un attimo la regola dei 18 mesi, ci portiamo a più un anno, ottobre 2024, più 6 mesi, aprile 2025. E in questo caso, se parliamo di aprile 2025, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che le cose si possano un pochino rallentare, raffreddare. Se invece dobbiamo dire, ok, i 18 mesi scadono a ottobre, novembre 2024, io mi trovo personalmente un pochino in disaccordo, in quanto anche se, cioè, se uno va a guardare anche i dati futuri, cioè previsionali della Fed, è previsto un quantitative easing, una serie di quantitative easing da praticamente l'inizio del Q4 in poi, per riuscire a riportare i tassi comunque a una condizione stabile. Ora, è molto possibile che in futuro ci si renda conto che la condizione dell'inflazione al 2% diventi sempre più una sorta di utopia, e è possibile che con le condizioni di mercato attuali l'inflazione obiettivo standard si vada a stabilizzare anche su livelli più alti come il 3, il 3,5, il 4%. Detto questo, in ogni caso, come dicevo, è previsto un quantitative easing, sono previste le elezioni verso fine anno, che sono classicamente un periodo storico nel quale i mercati sono artificialmente, ma anche in parte organicamente, felici e pompati. E quindi io sinceramente fatico abbastanza, a meno che ovviamente di Black Swan chiaramente imprevedibili per definizione, fatico a credere che a ottobre 2024 le cose, o novembre 2024, le cose possano cominciare a fermarsi, che la giostra possa smettere di girare. Però voglio sentire anche la tua, perché per quanto riguarda roba macroeconomica o comunque geopolitica, vedi, dicendo, mi dai del filo da torcere. Ti do quel filo. No, io in verità mi trovo abbastanza in linea con la tua opinione, soprattutto in materia elettorale, perché ricordiamoci che a novembre viene determinato il presidente elect negli Stati Uniti, non viene poi messo in carica fino a inizio gennaio del 2025, è sempre stato così. E quindi a livello anche di cambiamenti di policy possibili, per esempio executive orders a livello finanziario che diventano poi gray swan o black swan a seconda della gravità finanziaria per il mercato cripto, ci sarà sicuramente da attendere il Q1 del 2025, sempre che gli Stati Uniti, e giustamente aggiungerei, non si occupino di materie un po' più urgenti rispetto al mercato cripto, tipo le guerre in corso e il loro debito pubblico ormai a massimi storici e che continua ad essere in crescita dalla prima guerra mondiale. Va bene tutto, quindi, siamo in all time high. Esatto, quindi diciamo che io non mi aspetto a livello macro politico, soprattutto dagli Stati Uniti, nessun tipo di scossone vero e proprio che possa simboleggiare la fine di un bull market, con tutta la forza e l'euforia parabolica che proviene da questa definizione, fino al Q1-Q2 del 2025. Probabilmente anche lì, aprile-marzo, credo sia il periodo in cui è giusto cominciare a dire se è fatta una certa e prendere i propri gain. Detto ciò, da un lato io vedo il rasoio di Occam come sempre la tesi più giusta, ovvero
è sbagliato andarsi a mettere in una logica di l'ETF poi ha cambiato tutto, quindi devo farmi mille scenari alternativi, perché poi sicuramente se sei un investitore che non ha a disposizione strumenti istituzionali ti perdi, perché è molto facile perdersi in questo mercato, quindi è molto più facile invece rimanere su un'ottica di ok, ciclicamente questo mercato sono quasi 15 anni che va a botte di 18 mesi, ok, proviamo a determinare, a compassare questi 18 mesi e a capire un piano che mi consenta di exitare senza tipo mangiarmi le unghie per lo stress e dall'altro lato mangiarmi le mani per i gains persi. Anche perché se tu riesci a stare ligio alla tua strategia e quindi dire ok, io come tesi mentale mi sono fatto che questo mercato ha circa 18 mesi di durata, sì. Mal che vada, tu dopo 18 mesi esci che sei in profitto, non che esci in perdita. Sì. Se invece ti fai portare avanti dalla narrativa corrente e ascolti troppe voci che ti dicono no, ma secondo me continua, ma con nessuno che in realtà c'ha la verità in tasca, sì. Rischi di portare avanti il tuo portafoglio seguendo una strategia che non è la tua, convinzioni che non sono le tue, ma facendoti prendere un po' dal bandwagon effect, sì, e quindi seguendo un po' quello che credi che faccia la massa. Se, vicino al top del mercato succede sempre questo, cioè, sì. L'anno scorso ad aprile del 2021 e poi a novembre 100k around the corner, l'inflazione, le cose, e poi tutti l'hanno preso nel culo. Infatti, e letteralmente. C'è anche da dire che come unico vedo solo un paio di catalyst che possano dare a BTC, quella BTC e tutto il mercato cripto, quella rush negativa che abbiamo visto caratterizzare la caduta di grazia dei precedenti top di mercato, perché adesso l'ETF, se c'è una cosa che cambia, è secondo me proprio la liquidità di supporto, perché lo stiamo vedendo anche solo adesso. BTC non è più appetitoso a livello volatile come una volta, ma a livello di price action negativa è quello che poi tiene un po' di più proprio grazie all'ETF. Intanto salutiamo Bibendus in chat, che è il nostro follower number one. E, quindi non so voi come la vediate. Io vedo come catalyst possibili solo o un'exit aggressiva, chiaramente calcolata da parte delle istituzioni e dei loro clienti, che possa poi sfondare questo diciamo supporto molto molto forte da parte degli ETF. E soprattutto vedo anche un possibile catalyst proveniente dal settore dell'intelligenza artificiale, che a seconda dei prossimi sviluppi, nei prossimi 12-24 mesi, potrebbe arrivare a risucchiare davvero tantissima liquidità e crearne nuova da tutti i mercati in maniera, non, se non definitiva, però molto molto vicina, perché non so se state seguendo un po' la vicenda, sia in ambito medico che in ambito strettamente chimico, e presto a venire altri ambiti come quello finanziario, stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione. Il problema è che viviamo in un mondo così costantemente collegato, in cui scorri una notizia, scorri ne un'altra, e molto spesso sono notizie che si basano sul tuo algoritmo personale. Quindi se a te piace Fedez, molto probabilmente il tuo algoritmo non ti consiglia qualcosa di nuovo, perché sa che non te ne frega un cazzo. Morale della favola, per esempio, nessuno sa che l'AI ha praticamente risolto il problema legato alle nanoproteine e a come modificarne la loro forma, e ha scoperto sostanzialmente la loro genesi, che è una roba imbarazzante a livello medico. C'è un problema che oppure ha cominciato a risolvere equazioni matematiche che non avevano mai avuto soluzione, e quindi Guarda, ti dico, io ho visto anche ragazzi di 12 anni che hanno iniziato a utilizzare l'AI per chiedere quando fa 7x8. Infatti. Quindi non so voi come la vedete. Io credo che vivremo dei mesi imprevedibili, soprattutto a partire da la risoluzione di questo ciclo elettorale e a partire dalle prossime policy che prenderanno gli Stati Uniti come leader. Guarda, io ti faccio una piccola aggiunta, nel senso che se per caso avete in testa, ovviamente not financial advice come sempre, e solamente il gruppo di 2140, diamo solo financial advice. Entrate lì, sì, piedi e financial advice. però se per caso avete lontanamente in mente la questione del ma il super ciclo, se magari stavolta non è come gli anni scorsi, via dicendo, ed effettivamente dovesse essere così, voi magari sticcate to the strategy, quindi sì. Uscite magari ipoteticamente dopo quei fatidici 18 mesi che noi presumiamo essere per scadere ad aprile, uscite lì, il mercato
è ancora bello verde, bello, bello roseo, sta pompando. E comunque, se siete usciti in stable, roba che non da poco, cioè da prendere comunque in considerazione, avete la possibilità di prendere quelle stable e metterle a rendita con rendimenti che fanno veramente appetito. Fanno loro. Fanno per cui, loro. Cioè, ora come ora, tanti si stanno interfacciando con Pendle per vedere, cioè vedendo i rendimenti che dà. Cioè, sono cose che molto probabilmente nel bear market vero non vedremo. E vedremo anche tanti altri progetti saltare, per cui cioè, non è che ovviamente andate a mettere tutti i vostri, tutte le vostre uova in uno stesso paniere, sennò finisce come Anchor Protocol, cari vecchi Anchor Protocol e UST. Però nel senso, anche se dovesse andarvi male, tra virgolette, perché tanto siete usciti con dei profitti, e dovesse andarvi male che non azzeccate il top, oh mio Dio, avete dei profitti ma non avete delle perdite, per cui... Comunque ricordate a tutti che è impossibile riuscire a, a tutti quelli che ci ascoltano, è impossibile riuscire a indovinare il momento massima espansione e viceversa anche il contrario, il momento di massima contrazione. Quindi ma con la giusta strategia, esatto, con la giusta strategia è possibile entrare, non uscire al bottom. Che importante. Un piano operativo per entrare e un piano per entrare in posizione e un piano operativo per uscire sia in profitto che in perdita. Gaetano, ritorniamo da te. Ti chiedo innanzitutto una tua valutazione su questa ipotesi di, chiamiamolo, ciclo da 18 mesi e poi se all'interno del tuo circuito di relazioni professionali e anche personali hai percepito in questi ultimi 4-5 settimane l'interesse di terzi per il mondo cripto, cioè qualcuno che ti abbia scritto o ti abbia contattato chiedendoti ma cosa faccio, prendiamo questa meme coin, Ethereum adesso è da cavalcare perché c'è l'ETF o qualcosa del genere, perché a me situazioni similari me ne sono capitate più di una. Vai. Allora, sull'ETF Bitcoin, quando è uscito, molti erano entusiasti. Sull'ETF Ethereum non ho visto l'entusiasmo che c'era su quello là di Bitcoin. Partiamo da questo presupposto. Dopodiché, l'ETF Solana, molti mi stanno dicendo invece quando uscirà l'ETF Solana, perché a quel punto, se dobbiamo comprare un ETF, prendiamo direttamente quello di Sol. Cioè, questo è quello che mi stanno dicendo. E questo si sposa effettivamente quello che stiamo vedendo sugli ETP, praticamente su ASOL di 21 Shares, e poi alla fine è stato primo in classifica per parecchio tempo. Non lo guardo da un po' di settimane, quindi non so se è ancora primo nella lista, però in termini di volumi era praticamente primo nella lista. E quello per me è un proof of concept di quello che poi alla fine può essere l'ETF praticamente su Solana. ETF su Solana, probabilmente BlackRock, rumors, attenzione, quindi prendiamole sempre con le pinze perché poi tutto è possibile, si parla di luglio 2024. Io sinceramente sto vedendo, quindi praticamente siamo alle porte per quello che hanno detto, almeno per la presentazione di quello che è la richiesta dell'ETF su Solana. A mio avviso io sto vedendo la stessa cosa che... Anche questo prendetelo con le pinze, è un mio pensiero personale, non è un consiglio finanziario, mi piace dirlo in Italia token, quindi dire not financial advice poi può essere mal interpretato. In questo caso penso che sta replicando quello che effettivamente ha fatto Ethereum a $140. Quindi quello che è per me Solana è Ethereum di 7 anni fa. Io la sto vedendo in questa maniera. Anche perché tu dici, ma loro puntano a dire che siamo in una fase in cui ormai il carico c'è stato, quindi adesso ci sarà una fase di mantenimento e poi fine del ciclo, fine della storia. No, ancora deve essere rilasciato FireDancer, ancora secondo me c'è questa possibilità dell'ETF su Solana, che qualche cosa può dare, perché secondo me poi alla fine ci sarà un flusso che si andrà a spostare verso questa narrativa, perché effettivamente è la narrativa che più attrae, possiamo dirlo, cioè lo dicono i fatti. A mio avviso ci sono ancora tante cose che Solana rilascia e può dare, e quindi secondo me non siamo a fine ciclo. Alla fine, quando non eravamo nemmeno, non eravamo a parlare ancora di ciclo di Bitcoin, Solana ha sovraperformato, ha recuperato
dai $9 circa, è riuscita a recuperare dei prezzi stratosferici con tutta la questione, praticamente ricordiamoci che c'era addosso sull'exchange di FTX. Quindi con tutta una situazione grossa, quindi un fear elevatissimo, una paura elevatissima che c'era sul mercato, Solana è riuscita a recuperare e sovraperformare pure gli altri. Quindi a mio avviso ha una capacità di sorprendere che ancora è abbastanza inespressa, anche perché ha il potenziale. Se guardiamoci un attimino, allora, anni fa io guardavo un sacco di altcoin e avevi veramente l'imbarazzo della scelta. Ora le conti su una mano, cioè quelle che veramente su cui puoi realmente puntare e dire questa può fare qualcosa, con questa mi sento, non dico sicuro perché sul sicuro non c'è niente, ma con questa mi sento un pochettino più sicuro, le conti sulla dita di una mano. Cioè alla fine dici Bitcoin, io allora se puntiamo a un discorso di economia, cioè parliamoci grettoni, il 90% delle persone è qua perché investe e vuole trarre profitto. Nessuno sta investendo, almeno pochi realmente stanno investendo sulla tecnologia, e chi realmente investe sulla tecnologia non investe soldi, ma investe mediante applicazioni, quindi crea applicazioni, crea NFT, crea token, crea DApp, eccetera. Quindi crea qualche cosa che può poi alla fine creare un'economia, generare un'economia. In questo caso il 90% di chi compra un token lo compra perché vuole trarre profitto, e quel profitto lo valuta sempre in fiat, perché investe fiat, compra un token mediante fiat, quindi già quando compri un token mediante fiat già stai sostanzialmente sei tracciato, quindi anche siamo nel periodo pure della fiscalità, quindi se devi comprare qualcosa, ecco, a Sol dov'è? 21 shares. Ah no, perdono, scusami, lo smetto io. Tac. Il primo è ancora primo. Cioè, guarda la differenza rispetto a Bitcoin, 785 million contro 981. Cioè, capisci che c'è uno stacco non da poco. Questo ti dice che è, per me, ripeto, è un proof of concept di quello che sarà poi alla fine un possibile ETF su Solana. La gente, vabbè, non guardiamo ADA perché, vabbè. Comunque, ti fa capire l'interesse che sta dietro Solana con l'unico mezzo che non è un acquisto diretto praticamente del token Sol. Quindi io credo che ancora può dare tantissimo. Tornando in soldoni, credo che ancora non siamo a fine ciclo e credo che non ci saranno magari, non credo sinceramente nei 100k per Bitcoin come molti credono, perché io credo che molti, quando arriverà già a 90k, fanno cash out, perché soprattutto quelli che stanno da tanto tempo qua dentro praticamente, o perlomeno il 50% se lo portano a casa. Tra 85 e 92 è previsto la grande muraglia. Perché attenzione, tutti parlano di 100k, ma non ho sentito pochi realmente, a parte i grandi influencer su X che ti dicono Bitcoin a 300k e ti sparano quel tweet là allucinante, però pochi veramente ti dicono, non ti dicono Bitcoin a 100k. Quindi c'è questo paradigma, questa soglia mentale dei 100k, tagliata la soglia mentale dei 100k, per forza o comunque ci sarà un rintracciamento. Un rintracciamento che poi potrebbe portare a quello che è il fatidico fine del ciclo, ecco, diciamola così. Quindi a 90k, in dollari si esce. Concordo con te. Per me in dollari si traduce in una possibilità di sicuramente... per altri token, come ad esempio Solana, sicuramente in una ripresa di quello dell'ATH a $250, quello che penso io, poi parole al vento, come si suol dire, ma c'è la possibilità di raggiungere anche $300-$350. Sì. Io mi sono prefissato che non vedo una cosa assurda che Sol, per quello che ha fatto e per quello che deve fare, possa raggiungere effettivamente i $350. Quando vedo botte di transazioni con FireDancer, che già in una fase ancora più avanzata di sviluppo, attenzione perché dietro le quinte
non si sta parlando molto di quello che stanno facendo, però c'è una, vi invito a guardarla, c'è una bella c'è una bella intervista di praticamente appena rilasciata di Austin Federa, che praticamente parla di Solana e parla di Firedance abbastanza, in maniera abbastanza importante, e ti fa capire che possiamo raggiungere velocità allucinanti e sovraperformare qualsiasi altra soluzione attualmente presente sul mercato delle criptovalute. Quindi... Sì, assolutamente. Ma sono Eugenio Benetazzo, piacere. Sì, ciao. Io ho un SPA, nel senso che ho una SPA dove accendo le candele. Io volevo fare un'aggiunta a questa. Sì. Eccolo qua, bentornato. Dove sei andato? Un problema con via l'audio, il segnale audio. Questi sono rimasti malissimi. Fermi che adesso passiamo sull'altro livello di confronto tra di noi, perché richiamando questa grafica in cui vedete quali sono i primi prodotti per volume, vedete AUM, come abbiamo detto c'è in Europa quello di Solana, poi uno storico di Bitcoin, poi c'è Binance e così via. Se faccio notare nel frattempo che sono arrivati anche prodotti tipo Stonecoin e i prodotti multi-basket, quindi scusate, multi-coin tramite basket, crypto basket. Se io qui vado a fare il gioco al contrario, ossia voglio sapere quali sono quelli che sostanzialmente sono appena stati lanciati, non hanno niente, guardate che cosa c'è, cosa si inizia a intravedere. Shit. In ultima posizione, perché è un prodotto in questo momento qua nuovo, che non è molto ancora conosciuto, ho l'ETP per shortare Ethereum. No, infatti è stato creato, guardate, alla fine del 2022. Non li avevamo questi prodotti nel precedente ciclo, quindi prima quando si menzionava come uscire, profitto, non profitto e così via, ricordiamoci, almeno io ho questa ambizione, che al prossimo giro non ci si dovrà solo preoccupare di come uscire ipoteticamente nel momento di massima espansione, ma poi come beneficiare della successiva fase di contrazione, visto che ci saranno prodotti click and go come in questo caso, quindi al posto di prenderti l'ETF con posizione long avrai l'ETF con posizione corta, ed è qui che adesso vi chiamo tutti quanti Eugenio, rimetti un attimo la grafica, che c'è un'altra cosa, c'è un elemento interessante. Allora vai nuovamente cliccando su quello che è l'aumento, quindi metti ASOL prima. Ok, guardate l'inception date, cioè l'inception date di ASOL è 2021, cioè è praticamente, guardate quella di Bitcoin, è 2019, sì. Quindi passa ben 2 anni, poco meno di 2 anni, però guarda quanto praticamente ha recuperato e ha fatto in meno tempo rispetto a Bitcoin. Sì. Quindi questo dice tanto, questo ti fa capire praticamente quanto si sono spostati su ASOL appena è stato effettivamente rilasciato. Certo. E prima c'era qualcuno di chi è collegato che ha scritto tra di noi, cioè che ha scritto in chat, è plausibile che si verificheranno delle uscite di posizione su speculatori che da Bitcoin si andranno a riposizionare su una tecnologia emergente. È proprio qui che vorrei confrontarmi con voi. Anzi, ci confrontiamo tra di noi, tralasciando Cardano ed Ethereum, cioè Ethereum ormai, forse Cardano... Ti lanci di mezzo anche Polkadot, dai. E anche Polkadot. Odio Polkadot. A vostro modo di vedere, quali potrebbero essere quegli ecosistemi che si troveranno con maggiore difficoltà, quelli che proprio ormai puoi tirare, inventarti tutto quello che vuoi, chiamare influencer, ma... O sono morti o stanno per morire, secondo voi? Zillica. Io ho una visione più d'insieme, okay. E vedo quelli
già spacciati in partenza, li vedo come quelli che hanno avuto, per fare hype e per fare il launch pool e per fare l'airdrop e per fare tutte queste cose sì. che hanno narrativa, hanno sacrificato una tokenomics equilibrata. Quindi ci sono tantissimi progetti in questo momento che hanno degli unlock spaventosi a venire nei prossimi 1, 2, 3 anni. E magari nel caso, per esempio, di Jupiter, questo caso non regge perché Jupiter è chiaramente legato al DEX Jupiter, che è a sua volta legato all'attività su Solana, e soprattutto è un token che è un governance token che poi si riflette su chi ha la precedenza sull'airdrop. Quindi quello, secondo me, è un esempio di un airdrop fatto bene, anche se pure aggressivo, sì. perché comunque ogni anno si sblocca davvero 1.3 billion token quasi. Però ci sono altri progetti che, ora senza scendere nei dettagli, io vedo come spacciati quelli che a costo di fare hype, di entrare in un settore come competitor piuttosto che come validi tecnologicamente, che magari sono e potevano essere, hanno totalmente sacrificato il concetto di tokenomics equilibrata e quindi adesso si trovano ad avere in unlock costante il 45% a investor, team, advisors, e trovano un altro 20% costantemente in unlock legato all'airdrop che sta finendo il loro cliff, e quindi a livello di price action trovo spacciati questi qua, quindi quelli in verità i più recenti. A livello poi di narrativa credo che sia abbastanza evidente, appunto, ecosistemi che hanno già trovato i loro competitor e i loro competitor stanno già cominciando a spingere come i matti. Non vedo per esempio un Cardano che tornerà in narrativa per ora, non vedo un Polkadot che tornerà in narrativa seppur con Polkadot 2.0 in arrivo, perché semplicemente esistono alternative più valide che hanno implementato molto più velocemente quello che devono essere. Cardano ha avuto il suo momento, l'Africa tramite Cardano si connetterà al Web3, però a causa di magagne, ritardi, Polkadot c'è una statistica interessante in verità, non credo regga ancora, ovvero che una grandissima parte del suo token, credo addirittura l'80% quasi, sia in mano a meno di 20 holders. È una roba Polygon, pardon. Una roba spaventosa. E poi chiaramente Polygon è Polygon, quindi ma figurati se vendono, però comunque non benissimo. Quindi io i nomi sono the usual suspects, no? Vedo davvero tanti prodotti che a costo di perfezionare hanno perso anche solo il prodotto iniziale. Quindi, per esempio, Cardano, che ha fatto arrivare le stablecoin 5 anni in ritardo rispetto a tutti gli altri layer one. Cioè, quindi io vedo una visione d'insieme. Non so ancora chi saranno i primi a cadere o chi avrà le testate giornalistiche, no? Però, secondo me, quello... Su questo ci ha fatto un video molto interessante di recente con il bureau, dove tira in mezzo proprio il fatto che ci sono tanti progetti che ora come ora stanno cercando di prendere quanto più hype, quanto più wave di capitale possibile, andando appunto a sacrificare le tokenomics. Quindi partendo con un micro circolante, una FTV gigantesca, traendo quindi in inganno l'investitore poco esperto, diciamo, che punta solamente sulle buzzwords, inculandolo poi in un secondo momento con dei token unlock spaventosi. Cosa significa però avere una tokenomics che parte con un circolante praticamente minimo e tanti token unlock molto importanti? Significa che tu con il tuo progetto, benché sia valido, per riuscire a prendere appunto un po' di hype in più, prendere un po' di community in più e via dicendo, vai a creare un peso pendente sul tuo progetto stesso che avrà i suoi risultati potenzialmente molto negativi dopo praticamente un anno dalla sua vita. Questo significa che te in un anno devi andare a far sì che il tuo progetto diventi una staple del mondo cripto in maniera tale che sia talmente tanto ormai affermato che neanche quell'evento lo può portare giù. Sì. E uno di Algorand, chi l'ha visto? Assolutamente. Algorand e Errond. Uno di questi prodotti qua che ha visto una situazione di questo tipo, ad esempio, è stato Pete, cioè ricordiamo tutti che cos'era, il mese scorso ha avuto un unlock pari a 120-130% del 130% del circolante, che è tantissimo. In vista di questo unlock, infatti, Pete aveva già raggiunto tipo $1.15, $1.20. 30 centesimi è arrivato a 38 centesimi. Ora, Pit è un ecosistema che comunque è letteralmente una componente di infrastruttura
fondamentale per quanto riguarda il mondo cripto, e comunque sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo bene. Però Pete è uno su tanti che comunque è riuscito a stare in piedi. In ogni caso, stare in piedi significa perdere il 60% Un altro esempio è Portal, poi voi ne avrete altri, infatti vorrei sentire anche la vostra, però sì, per esempio Portal è ancora al 75% sì, della supply da sbloccare. Ed è valido, perché comunque il gaming, appena ritorna in narrativa, hai una piattaforma che è listata già sul principale exchange, che ti consente di avere quei drop, avere quella narrativa, senza poi dover andare a farti le orecchie, capovolgertele per trovare i progetti giusti. Quindi non so voi come la vedete. Io, se ti devo dire una narrativa che secondo me andrà a sparire, o che comunque prenderà delle mazzate veramente importanti, seguendo anche il commento del nostro Gaetano, sono tutti quei layer one che venivano spinti parecchio nei scorsi cicli di mercato, vabbè, ma che in realtà hanno vissuto solamente di hype, o che comunque non hanno mai concretizzato come qualcosa. Come sono scomparsi vari Ethereum killer del 2017, EOS, bella. Parallelismo perfetto. Voi come la vedete? Pietro, tu... Ma io avevo una mezza idea, una mezza domanda, una mezza curiosità, un'opinione così buttata lì. E ho notato anch'io che, diciamo, ultimamente che sono nati tutti questi progetti, che cosa hanno in comune? Che hanno più o meno, la maggior parte hanno tipo 10 billion di circolante, cioè 10 billion di supply, dei quali 1 billion di circolante. E io, diciamo, per profano, tra virgolette, diciamo, che cacchio di senso ha? Perché profano nel senso che non ho vissuto cicli precedenti dove vivevo in prima persona questi airdrop iniziali che poi ti portavano ad avere supply che diventavano infinite. Però da quello che so, nei cicli precedenti, teoricamente, se non ricordo male, tranne qualche eccezione, il massimo del circolante, in teoria, almeno di quelle mezze buone, era 1 billion. Ora prendete con le pinze le cose che sto dicendo. La mia sensazione, diciamo, da profano, ribadisco, è il fatto che forse supply così alte sono volte per un ipotetico avvento di più persone, perché in teoria, cioè, il numero di persone che arrivano nell'ecosistema dovrebbe essere esponenziale nel tempo, quindi devono creare delle tokenomics che permettano a più persone possibili di entrare senza, diciamo, che la barriera, diciamo, del prezzo del token singolo sia troppo eccessivo. Cosa che secondo me, forse, non so se in realtà è questo il motivo, sta riscontrando Injective al contrario, nel senso che ha una supply piccola con un prezzo già troppo elevato, e da quanto ho capito stanno cambiando la tokenomics, stanno una specie di quello che aveva fatto sì, Elrond al tempo. Diventano deflattivi sostanzialmente, sì, diventano una delle tokenomics tra i layer one più deflattive in circolazione. Te, Wedro, però mi sa che facevi riferimento tipo a una redenomination, tipo 1 a 100, queste robe qua. Sì, tipo quello che aveva fatto Elrond al tempo, Eagle, prima di chiamarsi in un altro modo, che avevano, diciamo, esatto, per ognuno di quelli che avevi te ne davano X per aumentare, Elrond aveva ridotto. Injective mi pare che invece vada ad aumentare, ma non ne sono sicuro di questa cosa, è una cosa che ho sentito per vie traverse. Comunque sì, diciamo che per esempio, quelle che sviluppano per collezioni NFT e così via, quali ritieni che ormai siano con il bollino rosso? Cioè, tipo Polygon, ha ancora senso lanciare una collezione su Polygon, secondo te? Ma no, non ha senso, cioè a questo punto ormai, cioè, ti direi che non ha nemmeno, al momento attuale non ha senso neanche lanciare su Ethereum le collezioni NFT, cioè ancora Solana in questo momento, forse bisogna che torni un po' il trend, perché comunque diciamo, per quanto riguarda gli NFT, poi, cioè, quando ritorna la narrativa dei CryptoPunks, che sono importanti perché questo, perché quello, eccetera, eccetera, torna tutto diciamo, l'hype, ritorna tutto a catena, però a quel punto poi riemergono altre chain che vogliono lanciare gli NFT, cioè hanno lanciato NFT su qualunque cosa, cioè su Near, su Avalanche, su BNB, su Elrond, che adesso si chiama in un altro Metaverse X, Multiverse X, come cacchio si chiama Elrond. E, però, cioè, per quanto riguarda lato cripto,
onestamente, cioè, queste supply così importanti, cioè, questo è un'altra cosa che io ho visto ultimamente su Twitter, no? Bazzicando, vedevi magari gente che diceva che aveva comprato BNB all'epoca che stava a pochi centesimi, e oggi pensare una criptovaluta con una supply così piccola come Binance, come Binance, la cripto di Binance, piccola la supply, e sapere che potevi comprare una cripto all'epoca a un prezzo così basso con una supply così piccola, mi fa pensare, ammazza, fosse oggi, cioè ci fosse una cripto che ha un valore potenziale, max biddo, no? Me ne compro un botto e dico, una supply piccola, va in supply shock, come cacchio si dice, e quindi di conseguenza ci aumenta il valore perché è una supply ridotta. Ma adesso che tu hai un billion di supply con 10 billion di totale che può essere immessa nella liquidità nel tempo, cioè non ha senso se non arriva gente tanta che vada ad acquistare sta roba qua. Quindi bearish. Io avevo condiviso un sito fighissimo che è Wayback Machine, che ti fa vedere praticamente i siti, fa uno snapshot dei siti tipo, e ti fa vedere magari gli anni precedenti com'erano. Ecco qua, esattamente oggi del 2020, com'era praticamente la top 10. Quindi abbiamo Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP quarto, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Litecoin settimo, BNB ottavo, EOS nono, Cardano 10. Cioè, per farti capire, noi oggi stiamo parlando, ma nel giro di qualche anno cambia tutto. Cambia tu, crypto.com. Questa è la domanda che hai fatto, è una domanda perno, perché a distanza di anni la gente cerca nuove narrative. Quindi la gente cerca o qualche novità all'interno delle narrative esistenti e quindi tutto si sostiene, come ad esempio, che ne so, prendi Sol ad esempio, hanno uscito fuori praticamente tutta sta roba di meme coin che hanno super pompato, quindi questo ha spinto tantissimo, logiche che stanno ottimizzando, Firedancer eccetera, e poi ci sono magari soluzioni tipo Cardano che è decima, che è l'unica soluzione a mio avviso anomala, proprio l'outlier del di tutti i processi, di tutti i sistemi, che non si sa come ancora riesce praticamente a garantirsi, forse ancora in top 10. No, se n'è andata, top 1, è a undicesima, però cioè, riesce ancora a stare qua nonostante realmente non fa praticamente nulla. Praticamente nulla. Però, ma perché quelli sono staple dei bull market passati, perché cioè, anche lì Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, nello scorso ciclo già non avevano senso di esistere, o anche EOS, Stellar, già non avevano senso di esistere, però erano ancora lì, no? E è questione di tempo, molto probabilmente prossimo ciclo di mercato Cardano non lo vedremo neanche in top 20, un po' il discorso è quello secondo me. Sì. Come troveremo Cardano? Neanche in top 20. Neanche in top 20. No, ci manca, zona retrocessione. No, sì, top 3 Cardano, va in serie B. Sì, da questo punto di vista qua sono i raffronti da fare. Cioè, adesso vi è mai capitato che qualcuno vi chiede dimmi il nome di una cripto che posso tenere 10 anni? 10 anni? Ma casomai 10 mesi? No, 10 anni. No, sì, quelle domande me le fanno, cioè, persone che non hanno una minima conoscenza del settore cripto e una minima conoscenza della ciclicità e della velocità col quale si muove questo settore. Cioè, gente che viene da me e mi dice, ah, ma se io metto, che ne so, 100 euro qua su Elon Shiba 420 Inu Coin, magari tra 10 anni ho smesso di lavorare, ma questa non esiste più tra una settimana, cosa te ne dici? Cioè, 10 anni, cioè. Sì, soprattutto... Sì, non c'è un singolo, perché essendo che siamo in un settore che vale la pena anche ricordare il fatto che stiamo operando comunque sempre in alto rischio, anche durante una bull run, anche quando gli ETF di BTC vengono approvati, anche quando viene approvato quello di Ethereum, perché l'approvazione. Stiamo parlando di un asset class che ancora adesso al suo interno, sulla carta, finché c'è Gary Gensler, vanta al suo interno tra i 10 prodotti premium, vanta 5-6 unregistered securities, perlomeno agli occhi della SEC. Quindi stiamo parlando comunque di un asset class che non puoi holdare ciecamente per 10 anni, perché tanto la blockchain è valida, è validissima, però allo stesso tempo
non puoi sapere cosa c'è dietro l'angolo, come non direi a nessuno di holdare, che ne so, Berkshire Hathaway alla cieca. Cioè ci vuole un minimo di dinamicità, ci vuole un minimo di attenzione, bisogna rizzare le orecchie e conoscere dove si è, perché a questo punto vai da Intesa San Paolo, ti fai fare il 4% annuo, niente di male, niente di male, perché poi aspetti un po', a 65 ritiri tutto e hai un milioncino magari, perché se basta avere un po' di costanza, così puoi pagare i debiti. Sì, esatto. Sicuramente, sicuramente rivolgendoti alla banca fai prima rispetto a, che ne so, dire ok, compro Injective e lo tengo 15 anni e poi mi apro Binance. Ma io volevo fare una domandina proprio su Gaspa, che l'ho visto nei commenti. Sento un sacco di opinioni molto contrastanti su Gaspa. Io personalmente non mi ci sono quasi mai affacciato, neanch'io. Ho fatto un po' di ricerca così per curiosità, perché cioè, quando c'hai ogni volta lì commenti Twitter, robe che parlano di Gaspa, poi ti sale un po' a parte il Cristo, cioè la curiosità per andarla a approfondire, no? E non riesco a generarmi un'opinione, perché ho proprio una personale rejection verso questo Io vedo progetto. Spesso Caspa che viene contrapposto a BTC e viene definito proprio come per questo, the next. Proprio per questo ho una rejection, perché va bene tutto, ma se io ho appena cominciato a giocare a basket non mi paragono sono LeBron James. Infatti. Però voglio sentire anche la vostra opinione su questo, se magari l'avete approfondito un po' di più. Sì, io l'ho approfondito, non l'ho mai acquistato perché gli intermediari che utilizziamo non lo offrivano, quindi per non star lì impazzire e gestire altri rapporti purtroppo è andata persa, però come potenziale di performance è stato oggettivamente più che interessante. E seguo con attenzione, c'è una comunità abbastanza coesa in Italia di Caspa fanboys che fanno continuamente questi meme tra Bitcoin e Caspa, facendoti capire che se veramente vuoi ritornare in mano, riprendere l'ambizione originale che aveva Bitcoin, Caspa è la soluzione. Tu, Gaetano, sei come preparazione sia informatica che tecnologica, sei più avanti rispetto a noi. L'hai avuto occasione di dargli uno sguardo a Caspa? Sì, ho avuto modo di testarlo proprio, cioè nel senso a livello di utilizzo. Ti dirò, guarda, per me Solana sta a Ethereum come Caspa sta a Bitcoin. Ecco, questa è la, diciamo, le fermi tutti, no, ma questa è ciocca la zanzara. Ma è straordinaria. Cioè, no, ripeti quello che hai detto. Quello che ho detto io? Sì. Ah, ok, no, se lei pensava il commento, perché veramente... No, scusa, ho sbagliato io. No, straordinario è quello che hai detto tu, ridillo. Solana sta Ethereum come Caspa sta Bitcoin, cioè sono soluzioni che nascono per andare praticamente a contrastare problemi che le altre soluzioni attualmente esistenti hanno. Ora, non sto qui a decretare se lo fanno bene o se non lo fanno bene, perché Caspa è un neonato che ancora lo stanno allattando e cresce bene, ecco, diciamola così. Però non è qualcosa che in questo momento io personalmente ho comprato, perché lo voglio testare su un periodo un pochino più lungo. Cioè, può essere ma una l'ambizione tecnologicamente è ben fatto, è ben costruito. Effettivamente, no, l'ambizione sarebbe quella di riuscire a convertirsi in quel people money, quindi fare transazioni istantanee a costo zero, bla bla bla, solite ideologia là di antisistema, cioè quello, oppure un Bitcoin che non ha bisogno di tutto lo assorbimento energetico per l'attività di mining. Bitcoin in questo momento sappiamo che vuole abbandonare, cioè sta cercando di abbandonare quelli che sono gli aspetti energetici non green, perché se vuoi rimanere nel proof of work devi per forza andare a, diciamo, stare coi piedi per terra nel mondo reale e devi portarti in soluzioni green. I paragoni del tipo Bitcoin inquina di meno rispetto al paese del... cioè, i paragoni sono sbagliati.
concentrati mettendo un quadretto intorno all'infrastruttura. L'infrastruttura in quel caso può essere ottimizzata dal punto di vista dell'risparmio energetico? Sì, fai qualche cosa per farlo, lo sto facendo, infatti lo stanno facendo. Quindi il paragone dicendo che c'è qualche cosa che fa, che inquina di più, secondo me è sempre stata una cosa sbagliata. Esatto. Dicono che è un Bitcoin senza il Lightning Network. Cioè. Bitcoin sta sposando scenari differenti oltre a quello per il quale è nato, possiamo dirlo. Sì, sì, no. Il fatto che quest'anno sono usciti gli Ordinals, sono uscite tutte gli Scription, tutta questa roba qua che è uscita, tutti questi test che hanno fatto, ti fanno capire che sta cercando di spostarsi su narrative che sono più appetitose per gli utenti. Sì. Perché alla fine, se ci pensi, una soluzione che come metodo di pagamento fondamentalmente deve avere delle caratteristiche perno abbastanza più importanti, come ad esempio la velocità, la scalabilità. Ora, non che in questo momento ritorniamo su Solana, però è la verità, cioè ci sono delle caratteristiche che devono scendere più a compromesso, spostare un pochettino l'ago della bilancia rispetto a quella che magari è la sicurezza. Cioè Visa, dici tu, è sicura come soluzione, Mastercard hanno delle network che sono sicure, sono tra le più utilizzate e testate. Anche loro hanno avuto problemi che magari i circuiti hanno sofferto e si sono bloccati o hanno solo limitati anche come numero di transazioni che possono andare a erogare. Non hanno una velocità quasi istantanea rispetto ad altre soluzioni, però sono tra le più utilizzate. E però hanno dovuto sicuramente diminuire, focalizzarsi un tantino di meno su aspetti legati alla sicurezza, lasciando più vivere una sicurezza by design, come si vuol dire, più che una sicurezza più ad alto livello per gli utenti. Quindi magari hanno puntato più a quello che può sbagliare l'utente, quindi creando magari qualche cosa, applicativi più facili. Basti pensare ad esempio alle soluzioni che hanno messo in campo anche sugli smartphone, ad esempio come metodo di pagamenti sfruttando il circuito Visa. Ormai ti inquadri la faccia e paghi direttamente al POS. Sì. Quindi hanno, oppure la creazione, ad esempio, che ti offrono alcune soluzioni bancarie, ti offrono la creazione quella di carte virtuali usa e getta, quindi paper use, come si vuol dire. Queste sono tutte soluzioni che puntano a incrementare quei livelli di sicurezza maggiori. Loro ridono sempre comunque. Appunto, sempre... no, vale la pena dirlo, perché cioè, se no sembra che siamo stronzi. No, noi ridiamo sempre perché siamo effettivamente stronzi dalla nascita. Cioè non è che, esatto. Non è che prendiamo... No, giusto per... In verità il discorso di Gaetano... Sì, però impegniamo... tornando a noi, Caspa sta cercando di coprire quelle che sono delle soluzioni in termini sia energetico, oserei dire, perché effettivamente ha un'efficienza energetica maggiore, sia in termini come usabilità, quindi un pochettino più user friendly. Io ho testato sia Bitcoin che Caspa, l'ho trovato abbastanza user friendly. Poi ripeto, non siamo ancora a livelli di come user friendly, scusate il giro di parole, come Solana è molto user friendly, quindi ancora, perché questo? Perché siamo all'inizio, cioè Caspa è appena nata, non è nato, però secondo me, guardandola per il 2025-2026, se qualcosa continua a macinare, potrebbe realmente, magari, ancora di più rispetto a quanto ha fatto, potrebbe andare a sovraperformare. Effettivamente, tra le soluzioni che ci sono state, è quella che possiamo ammettere che ha sovraperformato di più rispetto a tante altre. Ok. Direi che mi hai dato i giusti elementi che mi servono per approfondire. Tenuta sott'occhio. Magari proviamo a organizzarci in estate per fare un approfondimento su questo caso. Io l'avevo chiesto anche ai principali referenti italiani, ma nessuno è disponibile a un'esposizione mediatica. Vabbè, vedremo quello che saranno step by step. Visto che siamo prossimi alla chiusura, dai, facciamo il consueto giro di... credible price prediction su Solana, cioè cosa ci aspettiamo noi che siamo persone per bene, coi piedi per terra, che non scegliamo porcherie e cose varie. Io faccio inizio io, dai, dai, inizio io.
a 300 dollari, se dovesse arrivare a 300 dollari, se dovesse arrivare a 300 dollari, lì si inizia ad alleggerire un po' la posizione. Quindi non si vende, non si vende, no, no, non ritengo che sarà una sorta di... Potrebbe essere, guardate, vi è mai capitato in questi giorni andando fuori all'app dance, amici, cose varie, che vi chiedono, sì, io sempre, dimmi. Tutti che non sanno niente di cripto ti chiedono di Nvidia, hai visto Nvidia? Cioè, adesso sì. Mi dice, hai visto Nvidia? Sempre c'è il padre di quel mio amico. Che potrebbe fare Nvidia come Nvidia, sì, ma magari non è un titolo azionario, è fuori dal mondo, sì, detto, dei mercati regolamentati, e potrebbe essere proprio questo, cioè tornate indietro ad analizzare le performance di Nvidia, ma non solo di Nvidia, anche di qualche altra grande storica di titolo high tech, $1,000 posizionati in un momento in cui non si filava nessuno, c'era poco interesse per quel titolo, oggi potrebbero essere tranquillamente 50-200 mila dollari. Ecco, la stessa cosa la potremmo ipotizzare adesso per alcune cripto, perché al di là della loro volatilità, la stessa che ebbero Nvidia, Apple, Microsoft e così via nei vari momenti, Netflix, nei vari momenti di down dei mercati, però chi avesse mantenuto la posizione avrebbe avuto quel tipo di performance. Quindi a 300 magari, $300, c'è l'inizio, uno smobilizzo iniziale e parziale, però la logica è quella di mantenere la posizione per un periodo piuttosto corposo, più che altro perché rispetto a Bitcoin ed anche Ethereum, Solana ti paga bene, cioè ti paga, vieni remunerato bene per garantire la rete tramite la funzione di staking, quindi quella è un riguardo, un benefit non insignificante quando si ha una posizione di largo respiro. Pietro, due possibilità. Se, diciamo, continuiamo di questo passo, cioè che non succede, sta succedendo qualcosa ma in realtà non succede niente, sono d'accordo con te, più o meno sui 300 dovrebbe essere un buon target. Se dovesse, diciamo, ritornare la stessa vibe che c'è stata nel 2020-2021, 600 e sono conservativo. Mamma mia! Cazzo, sei conservativo, meno male. Guardate le market cap... No, sì, assolutamente. Ci può stare qualcosa, però io volevo ricollegarmi un attimo a quello che dicevamo prima Eugenio e Gaetano, facendo riferimento al fatto che comunque quando arriviamo nel range 85-92 è possibile che ci sia molta selling pressure. Ora, se Bitcoin non è troppo lontano da quei range, e comunque se c'è una cosa che ci ha insegnato lo scorso bull market, per tutti coloro che sono dentro almeno dallo scorso bull market, è che non si sbaglia mai a essere troppo conservativi, anche per quanto riguarda la gestione delle proprie bags. Per cui, a livello proprio 4. Solana $4, parlavo, ufficiale? Parlavo di Sol, io non parlavo di Bitcoin a 600.000. Sì, no, aspetta. Okay. aspetta. Quindi, di conseguenza, per arrivare a quei livelli di prezzo, o c'è veramente una fortissima season... Aspetta, inquadrato le palle... Yeah. C'è una fortissima season che veramente spara un sacco di capitalizzazione all'interno dei principali layer one in narrativa, dicendo il discorso che facevamo all'inizio della live, o secondo me, chiamatemi bearish, però comunque $600 sono sicuramente un bel traguardo, ma li vedo abbastanza difficili, a meno che di partnership particolari, via dicendo, che già sì, pisa di per sé. Più che altro, più che l'alt season, dovrei vedere una Solana season, come una quella Solana che c'è season. Stata, come quella del resto che c'è già stata, cioè c'è stata una leg up di Solana season e basta, in cui Solana è passata da 15 a $210, quando BTC continuava a correggere, fare flash crash, Solana era al più 8, più 10% giornaliero. E tutti esitavano, in verità c'era anche tanta esitazione a aggiungersi al carro, perché tutti dicevano ma ora rintraccia, poi è arrivato a 210, a quel punto quelli che volevano unirsi si sono uniti e poi si è dampato, perché giustamente c'era gente che aveva un 20x non realizzato ancora. Io credo che sia possibile vedere il price target del nostro Wedro nazionale, perché effettivamente stiamo parlando di un progetto che già la sua dimensione, già i suoi prodotti,
ha a livello di applicazioni mainstream una cosa come Phantom Wallet che potrà solo crescere, e in più ha Firedance in arrivo che si stima porterà tra le 600k e il milione di transazioni per second, quindi è una roba mostruosa per un layer 1 di queste dimensioni. Credo sia possibile vedere Solana al di sopra di 300, credo sia possibile vederla anche al di sopra di 400 come top esplosivo. E poi per le mie bags personali, appunto, andrei a seguire il ragionamento dell'investitore che qua ha più esperienza di tutti, ovvero Eugenio. Sì, sei te, anche. Scusa, ma anche io. ovvero andare comunque a vedere i 300 come primo target milestone vera e propria. Anche perché non sarà l'unico a vederlo così. No, esatto. Se la vede Eugenio così, presumo che anche altri investitori di una certa... mica male. E quindi, morale della favola, vedrei per le mie bags... appunto $300 come primo vero e proprio traguardo milestone. Anche prima comincio comunque a guardarmi attorno, perché se Solana esplode fino a 250 raggiunge gli all-time high vecchi, per dire, comunque si cominciano a rizzare le antenne. E poi come target generale, se voglio sognare un po' di più, sicuramente diciamo un 4x da qui, che metterebbe un po' in ambito il target Wedro, posso anche vederlo possibile, però appunto serve un'esplosione come quella che abbiamo visto dai $15, e chiaramente si parla anche di livelli diversi di prezzo e capitali coinvolti diversi. Di capitalizzazione di mercato, perché 4x è poco meno di quello a cui sta Ethereum adesso. Sì. Quindi dovremmo vedere quello che dicono in tanti, quindi il settore a sto giro con gli ETF, con tutto, magari andiamo a 9-10 trillion complessivi, che chiaramente sono tanti, e però in quel caso poi si fanno un attimo due conti e dici Solana in top 5, presumendo che probabilmente quello spot non lo perderà, o se lo perderà lo perderà per una o due posizioni massimo, cioè allora lì si fa interessante la situazione, ecco. Per cui io la vedo un po' così. Molto interessante. Gaetano? Sì, allora io mi sono basato su due dati fondamentali. Uno è quella che è la circulating supply. Noi abbiamo 291 milioni di circa di token SOL nel 2021 contro 460 milioni 781 mila 016 che abbiamo oggi, praticamente nel 2024. Parliamo di all'incirca nel 2021 il 63% dell'attuale CS che c'è praticamente adesso. Quindi effettivamente abbiamo quasi un 40% rispetto a quello che c'era prima nel paniere. Quindi da qua la mia idea di essere un pochettino più conservativo su quella che può essere la spinta dettata magari da soluzioni come FireDancer oppure possibili approvazioni di ETF, una spinta del mercato sicuramente dettata da una maturità di Solana rispetto agli anni precedenti. Quindi io mi pongo su una cosa mia mentale di $350, ecco, questa per me è una, andare a superare i 250 è possibile, perché c'è più fuoco rispetto a prima, come si vuol dire, c'è più carne sul fuoco in questo caso, però arrivare a arrivare a $700 con una crescita del 40% dell'ACS è difficile, perché in questo momento già ricordiamoci che abbiamo fatto ATH in termini di market cap anche in considerazione di quello che ho appena detto, cioè dell'ACS. Quindi tutto è possibile, nel senso, poi attenzione, poi mi sbaglio e va a $1000, come è successo quando Ethereum a $70, io l'ho acquistato, ho detto Mizzica, sicuramente arriverà a $140, poi superati $1000, ho detto Mizzica, superati $1000, cioè tutto è possibile, però cioè, stiamo a guardare. No, non è mai un errore portare a casa una performance molto sostanziosa, casomai è un errore vederla scemare nel tempo per convinzioni che il mercato ha. L'idea è sempre meglio piangere in profitto, guardando un profitto maggiore che potevi fare, rispetto che piangere dicendo Mizzica, avevo un profitto e sono in perdita. Esatto. E questo è l'errore praticamente che si verifica sempre nel bear market, dove le persone alzano le mani e dice può salire, avidità estrema, e poi alla fine si trovano la classica candela rossa, non vendono dicendo si recupera, poi risale. Altra candela rossa, vabbè, ormai che vendo a fare, aspetto, e aspettano altri 4 anni.
questa è la classica storia dell'investitore, dell'holder, diciamo, che poi dice, ah, ma io sono holder, per me la cosa va vista sul lungo periodo. Tutti i vari Bitcoin e maxi che dici, chi ha holdato adesso è in profitto. Io gli voglio dire, chi ha venduto Bitcoin al momento giusto e ha ricomprato Bitcoin al momento giusto, quindi chi è passato a quello che loro vanno a screditare in fiat e ha recuperato, adesso ha molti più Bitcoin rispetto a chi magari ha holdato. È la logica del mercato. E alla fine di questo ciclo, di questo giro, potremmo dire se questi tanto decantati strumenti sono stati un bene per il mercato oppure lo hanno compromesso in maniera significativa, perché non sappiamo ancora cosa succederà alle quotazioni quando chi adesso sta comprando per vendere più avanti, come si comporterà in quel contesto. Allora, chiudiamo. Che non aspettiamoci che quelli che hanno comprato Bitcoin e che compreranno Ethereum tramite gli ETF holdino fino a 150.000 e fino a 10.000. Ecco. Esatto. Sarà lì la prova del 9. Allora, noi siamo in chiusura, vi diamo raccontiamo a tutti questa news, un'anticipazione che ci stiamo lavorando per organizzare l'Italian Edition del Solana World Tour dopo l'estate, probabilmente ottobre, novembre, in una grande università italiana, e quindi in quel contesto ci sarà una giornata full in cui si potrà conoscere tantissimo, non solo di Solana, ma anche di tutti i quattro project che in questo momento qua ci vedete in background, che saranno ovviamente oltre che media partner anche official organizer e faremo tanti numeri. Allora, ricordo a tutti quanti che trovate i contatti diretti di Twitter e di YouTube di tutti noi in descrizione video, e se siamo d'accordo, forse facciamo l'ultima puntata fra un mese o andiamo direttamente a settembre, cosa dite? Direi che ci aggiorniamo un attimo. Sì, direi facciamo quel meeting. Perché è probabile che in luglio sarà difficile trovarci tutti quanti. Sa che non c'è un cazzo di nessuno. Beh, agosto, ragazzi, comprate Solana che si fa la grana, e luglio, se riusciamo bene, se no con Solana si fa la grana, esatto, e se no a settembre tutti sui posti di combattimento vedremo quali saranno state a con quel Solana punto. Rimorchi una nana. L'hai visto che tanto vuole. Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato e seguiranno poi la registrata. I miei auguri di buona estate, buon trading, buoni investimenti e come sempre buona Solana a tutti. Noi ci vediamo prossimamente su questi schermi. A presto e arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao. Rimanete collegati voi.